Venerdì 15 febbraio 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento, l'ultima di questa settimana con Good Morning Milano. Quest'oggi parliamo di protagonisti sportivi di questa città, vedete che parleremo veramente di tante cose perché già lo conoscete il nostro ospite, è già stato qui altre volte, ma ogni volta ci sono cose nuove di cui parlare, siamo ben contenti di farlo in compagnia di Gianmarco Duina. Buongiorno Gianmarco. Ciao Fabio, ciao a tutti. Benvenuto vicepresidente di Alto Pallone, sempre bello che sono sempre chiedi, Gianmarco questa volta in che veste ti presento, no? Perché insomma ogni volta è sempre tratto. E questa volta abbiamo deciso proprio di prenderla un po' alla larga, diciamo, ma forse effettivamente parlando della cosa che poi un po' le fa nascere tutte le altre o forse comunque fa conoscere le altre, poi anche qui è un po' capire che se nasce prima la gallina o l'uovo sempre. Vicepresidente appunto di Alto Pallone, allora partiamo bene, cos'è Alto Pallone? Perché Alto Pallone è una realtà insomma che 20 anni? Sì, anzi, 22 quest'anno, 22. Quindi ben più che maggiorenne. E Alto Pallone nasce come l'Altro Pallone, un premio che tuttora, anzi che quest'anno è stato consegnato pochi giorni fa, e nasce diciamo in parallelo al Pallone d'Oro, no? Quindi il Pallone d'Oro che veniva consegnato e viene tuttora consegnato al miglior calciatore in attività. L'Altro Pallone, per distaccarsi un po' dalle logiche del calcio moderno e degli interessi anche economici che molto spesso ci sono dietro questo tipo di premiazione, decide di premiare invece l'individuo sportivo del mondo dello sport che si distingue maggiormente per meriti però fuori dal campo, no? O comunque dimostrando una certa attenzione a tematiche sociali che lo distinguano un po'. Qualche esempio in questi anni così che ti viene in mente senza fare sì, torto a nessuno, I nomi più grandi, l'anno scorso c'era stato Diego Milito che dopo aver lasciato il calcio giocato ha fondato un'accademia in Argentina per i bambini più bisognosi. E abbiamo avuto Damiano Tommasi che si era distinto per un'attenzione particolare in Jugoslavia ancora negli anni nel 2000 o 2002. Siete tornati sul campo quest'anno, non sbaglio? Quest'anno abbiamo premiato una calciatrice a tutti gli effetti, Sara Gama, capitana della Juventus e capitana della nazionale che tra qualche mese giocherà i mondiali di calcio femminile che mancavano dal 99. La capitana che è riuscita a portarci ai mondiali, è riuscita a portare l'Italia ai mondiali. Dopo 20 anni, era da USA 99 che non partecipavamo, quest'anno Francia 2019. Ricordiamo appunto che noi quest'anno ci sono i mondiali quest'anno, giusto? Quindi sì. Orfani dei mondiali scorsi dove l'alta nazionale verrebbe da dire. Esatto. Non c'era. E invece c'è un mondiale da seguire, quindi mi raccomando, adesso quando saranno da giugno a luglio, dal 7 al 7, se non sbaglio, dal 7 giugno al 7 luglio. Quanto questa cosa che l'alta nazionale non è andata porterà diciamo i riflettori su questo, oppure siamo solo noi che insomma ci speriamo? Sono le parole che Sara ha detto durante la premiazione. Insomma, nello sport il caso non esiste, non è un caso che i ragazzi non si siano qualificati, le ragazze sì. È una qualificazione storica perché avviene dopo 20 anni, è una qualificazione con un record perché su 8 partite del girone sono state vinte 7, persa una, qualificate con una giornata di anticipo. Sembra veramente il negativo dell'altra, l'inversione dell'altra storia invece, di quella che tutti quanti abbiamo seguito. Esatto. Una eliminazione storica. Forse erano più di 20 anni che molto di più. Erano 60. 60 anni che non si faceva mondiale, non succedeva. Lei con negativi invece perché abbiamo perso praticamente tutto ciò che si poteva perdere. Esatto. E invece la riscossa delle azzurre, diciamo, no? E quindi Sara ha detto non è la capitana della nazionale, ha detto non è un caso. Questo caso. Accompagnato anche da Gianni Mura, insomma un giornalista non casuale, c'è una certa regressione del calcio italiano, questo ormai è abbastanza consolidato. Quello femminile invece è in crescita, anche se in difetto rispetto ad altre nazionali europee. Però anche come numeri, come dati, l'Italia oggi conta 25.000 tesserate nel calcio femminile,
è un continuo crescere rispetto agli anni passati. Dopodiché ci si confronta con nazionali come non so, l'Olanda, campione d'Europa, che ne ha oltre 100.000, la Di Germania ne ha oltre 5.000 100.000. tesserate, stiamo parlando di qualsiasi categoria. Sì, Insomma, come dalle pulcine, come si chiamano? non lo so come Non si so se dalle chiamano. Penso che pulcine. non esistano, Non che fino a una certa esistono. età siano Ah, misti, ok, se non poi si infatti. separano No, nel più senso, avanti. comunque parliamo ovviamente di tutte le categorie, quando credo che tipo, non so, la pallavolo abbia il triplo, Ne se non più il abbiamo, quadruplo sì. delle Esatto, tesserate, tra parentesi. assolutamente sì. Ricordiamo che tipo, solo in Lombardia, ricordavo questo dato interessante, il 75% dei tesserati della pallavolo sono Sono donne. donne, sì. Esatto, Insomma, uno sport uno sport di, lo, il prettamente. movimento femminile sportivo è in crescita e dopodiché l'impegno nostro come altro pallone è sempre stato quello di garantire comunque parità di genere, diritti che invece purtroppo non sempre vengono rispettati. La stessa Sara, insomma, è stata premiata per il suo impegno rivolto a questo, il fatto che per esempio nello sport femminile manca il Vabbè, questa professionismo. cosa, ecco, questa è la cosa su cui dovremmo fare forse una puntata solo questa, Assolutamente, la perché faremo. poi sembra che io nasco imparato, no, come dice in questi casi. Invece, insomma, ho seguito anche dei corsi fatti tra parentesi molto molto bene anche d'altro pallone sul tema, e sembra una buttata di così. Non esiste lo sport professionistico femminile. Uno dirà, beh, è normale, non ci sono certi livelli. No, non esiste, non può esistere, anzi. Per la Non legge esiste, perché per la oggi. legge non può esistere una donna che faccia sport a livello professionistico. So che mi direte impossibile, c'è la Compagnoni, impossibile, c'è Dilettanti. la La nazionale Costner, di calcio impossibile, c'è la femminile al Pellegrini. mondiale. No, è così invece, andate a Dilettanti. chiedere a loro come facciano, Esatto. trovano le più escamotage, più assurde e impossibili, immaginabili, a differenza invece di alcuni compagni maschietti che invece nei loro sport possono essere professionisti. In realtà poi sappiamo che anche nei maschi ci sono tantissimi problemi, che in altri sport non puoi essere comunque professionista, quindi Certo. insomma forse anche lì si capisce perché in altri paesi lo sport poi Certo, viene prende certi considerato livelli, e così. da loro rimane sempre quella cosa che è un po' come loro di educazione fisica, che insomma se ciò Esatto. giustifica non la faccio, ed è meglio quasi a volte, no? Insomma, quando invece lo sport può essere davvero veicolo anche economico, anche culturale, anche sociale, anche come dicevi tu giustamente di diritti, di parità. E so che sempre diciamo nel mondo alto pallone, comunque avete a latere portato una cosa molto interessante nelle periferie milanesi, ben prima che il Gattosoglio diventasse ormai famoso a tutti quanti per aver dato i natali ad Alessandro Mahmood, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Voi eravate già lì con i Eravamo vostri già lì, palloni a far esatto. sgambettare. Sì, il comune di Milano ha stanziato un'ingente somma rivolta alle periferie attraverso il bando alle periferie del comune di Milano, che altro pallone è riuscito a vincere con il progetto Sporting the Block, che è un progetto di riscatto, di riqualifica delle periferie proprio attraverso il calcio. Il calcio ha questa funzione di includere, di unire le persone, di essere uno strumento di riscatto sociale, e nel quartiere di Gratosoglio, che è un quartiere che fino a prima del festival era solo sui giornali per motivi di cronaca, di spaccio, di furti, di rapine, invece ha tantissime risorse. Uno dei grossi eventi che abbiamo fatto a Gratosoglio è stato il 25 novembre dello scorso anno, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Abbiamo fatto un torneo di calcio con oltre 100 atleti partecipanti, maschile e femminile, proprio a Gratosoglio, ed è stata un'occasione nel quale sono portati appunto realtà diverse all'interno del quartiere, e nel cui alcuni giornali hanno parlato di questo episodio. È stato gratificante vedere come il quartiere di Gratosoglio per una volta potesse essere accostato a Mi qualcosa di ricordo che me ne positivo. avevi parlato, mi dicevi che è bello stato vedere sui giornali finalmente parlare di Gattosoglio, dove Non c'era non c'era la cronaca niente, nera, non c'era esatto. la retata, non c'era lo sgombero, non c'era niente, ma c'era una storia Esatto, come siamo che contenti faceva per. notizia, ma era una storia bella, Non sarebbe in bella un quartiere perché. qualsiasi, non c'è lo senso, Esatto. diventava a quel punto, si toglieva appunto di dosso questa veste che troppo spesso poi possiamo dire che noi giornalisti diamo apposta alle varie zone, tant'è che un'altra zona che insomma molti della stampa sono contenti di continuare a chiamare il boschetto, la droga, il boschetto della droga, così, che è quello Rogoredo, diciamo, che poi non è proprio neanche Rogoredo perché in realtà è Porto di Mare. E a Porto di Mare ha preso sede, casa e residenza una realtà che ormai è una realtà importante a Milano. Infatti molto probabilmente voi il volto di Gianmarco l'avete già visto legato a questo progetto. Stiamo parlando della FC Sant'Ambrose, Esattamente, sì. la Esattamente.
prima squadra. Terza squadra di Milano? Non abbiamo, non ci siamo. Lo dico, ancora. Io te lo dico perché so che qui ci sono diatribe. Grandi quarta, diatribe. Dai. Su chi è la terza di Milano? Ma lasciamo parlare il campo, dai. Noi adesso siamo un po' indietro. A Milano quante squadre FIGC ci sono registrate? Tantissime. Quindi tutti potevano dire che sono la terza squadra di Milano. Ce n'è una, cioè so che c'è la Milano FC, mi sembra. Sì, però, vabbè. Però vabbè. Sempre... è un'aspra lotta. Siamo la prima squadra di migranti a iscriverci in un campionato FIGC a Milano. Che vi assicuro è una difficoltà già cioè hai già vinto un campionato, quello credo sia stato. Sì, già riuscire a iscrivere i ragazzi, è stata una vittoria, è stata pazzesca, una vittoria. Perché stiamo parlando da FIGC, quindi cioè di una federazione, di una che chiede conto, poi ci si chiede come faccia una squadra di Serie A a fare certe cose, vabbè, ma che chiede conto davvero di quanti, no, stavo dicendo di quanti capelli hai in testa, scusa, cioè, brutta battuta, scusami, chiedo per scusa, sarebbe stato più chiedo facile. Scusa, era più facile, dicevi no, però vedete, immagino documentazioni di, certo, di ragazzi che proprio non avevate, soprattutto volte, cioè, quando si parla di migranti ci sono delle richieste ben precise, ovviamente tutti i documenti, ma anche la residenza, il permesso di soggiorno, tutto in regola e soprattutto un'autocertificazione che certifichi che non sia mai stati tesserati per nessun'altra squadra nel proprio paese d'origine. Perché, esatto, ovviamente questa è una regolamentazione che è fatta per contrastare la tratta di calciatori, minori, via dicendo, ma che costringerebbe oggi un richiedente asilo proveniente, per dire, dalla Somalia a dover chiedere un nulla osta alla Federazione Calcio Somala per poter giocare in terza categoria. E vedi cosa ci vuole, basta cercare sulla pagina gialla di Mogadiscio e trovi, esatto. E lo sai, non è che esiste in questo momento, in questo ad esempio, momento ci sono alcune la zone come la Libia, lo Yemen, che non Somalia, credo abbiano la Federazione del Calcio in questo momento, che abbia gli archivi a portata di mano, esatto, ecco, non. Come dire. E quindi questo è il tempo che sono riusciti, molto lunghe. Siete riusciti senza neanche dover infrangere regole, no, o chiedere riusciti, regole speciali, no, cioè siete riusciti nel vostro intento con un grande impegno. Parliamo di questi ragazzi adesso, cioè, a questo punto sono tesserati, sono tesserati presso la vostra squadra. Il fatto ad esempio che spesso adesso vengono riassegnati in vari luoghi, così a voi, certo, questa cosa può comportare dei problemi, senza dubbio, sì, nel senso, noi provenivamo, avevamo una grossa provenienza dal centro di Via Corelli a Milano, che è stato chiuso, e quindi i nostri giocatori sono stati spostati un po' da tutte le parti. Abbiamo un ragazzo a Cassano d'Adda, un ragazzo ad Agrate, un ragazzo poi nella Lodigiana, San Zenone. Ovviamente quello è diventato un problema, perché immaginate la domenica mattina la partita alle 9 in piazza Udine, se tu abiti a Cassano d'Adda devi essere lì alle 8, per dei ragazzi che non conoscono minimamente la zona, perché immaginati tu essere dall'altra parte del mondo in un villaggetto come Sesto Mogadiscio, dove prendere l'S13, che già il passante è difficile per me, figurati per loro, è diventato un problema. Non è stato tenuto in considerazione minimamente quale fosse il loro percorso di inclusione all'interno della città, il fatto che avessero una squadra piuttosto che seguissero dei corsi di lingua. Vabbè, viene quello, cioè, molti altri magari invece non sono sportivi, no, no, però magari fanno corsi fuori italiano, fanno ovviamente al lavoro, alcune attività, non sono tenuti conto di questi. Come sta andando poi questa avventura dell'FC Sant'Ambrogio? È un'avventura bellissima e siamo soddisfatti, siamo a metà classifica, ma stiamo vedendo degli ottimi risultati, soprattutto dal punto di vista dei ragazzi, del comportamento, perché le prime partite finivano con 3-4 espulsi a partita, non ce li toglieva nessuno, non tanto per falli sul campo quanto per la rabbia, perché poi questi ragazzi portano con sé ovviamente una grande, delle grandi sofferenze che poi possono emergere sul campo. La nostra vittoria è quella di essere riusciti anche a formare un gruppo che fosse in grado di imparare a vincere e perdere insieme e ad affrontare insomma assieme le sconfitte e le vittorie. L'ultima partita contro la terza in classifica, un pareggio che all'andata era stata una sconfitta, quindi si trovano dei risultati. La prossima partita domenica mattina, i playoff non sono impossibili, quindi non diamo ancora nulla. Noi siamo in terza categoria, quindi il gradino più basso
della FIGC. Ce ne io ricordo sempre, dico che potenzialmente in 10 anni dicevi, possiamo andare in Serie A. In Serie A. Sì. Serve un qualche, giusto qualche soldo in più, poi qualche raccolta fondi. Qualche raccolta fondi in più, però beh, chissà che magari. No, non ci poniamo il limite, ci sono davanti a noi. A soprattutto squadre. Questa vittoria è molto interessante, che dice del fatto di dire partiamo il campionato con una difficoltà proprio, certo, dei ragazzi a stare, certo, in campo, campo. Immaginariamente. Certo, gli allenamenti. La presenza degli allenamenti, immagino, certo, gli orari vengono, delle partite. Esatto, ma la puntualità per noi è una vittoria. Oggi, non solito, insomma, qualche multa per ritardo ce la prendevamo sempre. Oggi si riesce invece a invece a essere puntuali, ad aver capito la responsabilità dello stare insieme in gruppo, come squadra. E quindi sono tante piccole vittorie che un'altra squadra non si immagina neanche. Però sto pensando questo, appunto. Nonostante voi dovete fare tutta questa parte di lavoro in più che altre squadre non hanno, comunque anche il risultato sportivo, metà classifica, no, certo, insomma, vuol dire che quegli altri, l'altra metà sotto, comunque, che non ha quei problemi, comunque deve lottare per, esatto, altro. Quindi, esatto, insomma, ognuno ha i suoi problemi. Infatti, noi, fortunatamente, abbiamo uno staff buono, un grande allenatore. Quindi sì, vogliamo venire a vedere, perché comunque anche il pubblico sta, certo, cominciando, no, a montare intorno a questa, abbiamo bella, abbiamo una tifoseria organizzata, perché l'hanno fatta bene, nel senso che l'avete messa bene, cioè, un logo fantastico, parliamo, perché sì, il piccione, secondo il piccione me è fantastico, colori sociali bellissimi, bianco e rosso, bianco e rosso proprio in stile Milano, quindi insomma, e quindi anche la tifoseria poi è nata, tifoseria subito, tifoseria bianco rossa, l'armata pirata che ci segue e che noi apprezziamo tantissimo, perché può sembrare banale venire a seguire una squadra, non lo è, perché come dei giovani ragazzi, sono tutti studenti, insomma, che la domenica pomeriggio invece che andare a vedersi l'Inter vanno a vedere a Porto di Mare degli scarponi che gioca in terza categoria, è assolutamente apprezzato. Il nostro campo, lo dice, se qualcuno ci vuole venire a vedere, è proprio a Porto di Mare, in via Fabio Massimo 15, a pochissimi metri appunto dalla fermata della metro gialla, e poi sulla nostra pagina Facebook appunto Sant'Ambrosio FC, o su tutto campo, sito della terza categoria, trovate tutti gli appuntamenti delle nostre partite casalinghe, che sono anche il sabato alle 15, quindi è un orario assolutamente accessibile a tutti, che non richiede levatacce mattutine o altro. Prossima partita, quando è che dicevi? La prossima partita sarà domenica mattina, in via Becchi, in trasferta a Gorla contro il Crespi. Siamo quasi vicini in classifica, abbiamo qualche punto in più se non sbaglio, ma sarà una partita alla pari, che per noi andiamo a caccia dei 3 punti. All'andata fu un pareggio 0-0, quindi insomma, anche qua bisogna andare a migliorare. Esatto, no? Bisogna sempre andare avanti. Bisogna migliorare. Non c'è che vince. È certo che è obbligatorio questa regola, che bisogna, esatto, fare meglio dell'andata. Fare meglio dell'andata. Una regola nuova che avete inserito per l'FC Sant'Ambrosio. Ricordami invece, se vogliamo seguire Alto Pallone, insomma, perché Alto Pallone, sì, veramente non sierma mai. Abbiamo tantissime cose in ballo. È sì un premio, dicevamo. Un premio, ma anche una... Anche più di un premio, anzi, dicevi che poi da qualche, sì, anno è arrivato un secondo, sono premio. Sono 2 premi, quindi il premio Alto Pallone per lo sportivo che si è distinto di più per meriti, diciamo, fuori dal campo, la sportiva, con la sportiva, certo, assolutamente. E poi il premio Space invece è all'associazione o all'ente, al comune che si è distinto di più, e Sant'Ambrosio quest'anno ha vinto all'unanimità, diciamo. E ovviamente i nostri profili social, la nostra pagina Facebook Altro Pallone, il nostro sito per vedere tutte le attività, periferie, diritti di genere, corsi di formazione e molto altro ancora. Se volete venirci a trovare dal vivo, ci trovate in una bellissima zona, in via Confalonieri 3, sotto il Bosco Verticale, non vi potete sbagliare. E quindi sì, tantissime cose da fare. Anche dare una mano, magari, no? Anche dare una mano. Abbiamo sempre scontato questa cosa, invece, perché no? Nel senso, assolutamente. Insomma, siete comunque una realtà sempre in evoluzione, che cercate anche chi può dare una mano. Che tipo di che cosa posso fare per aiutarvi? Cosa Ma, posso. Dal punto di vista. Cosa devo saper fare? Sportivo, non bisogna saper fare niente, soprattutto in realtà come Sant'Ambrosio o come realtà periferiche di Grato Soglio, non necessitano né di abilità sportive, necessitano di voglia di fare, di voglia di conoscere queste realtà, sicuramente di curiosità, e ogni piccolo aiuto è veramente ben voluto, perché ci sono tantissime piccole cose che una realtà sportiva con un grande progetto, ma con
ristretto nucleo, diciamo, di staff, c'è sempre bisogno di qualcosa, dal accompagnare i ragazzi, appunto, andarli a prendere in macchina durante le partite, quando andiamo a giocare a Cinisello Balsamo, bisogna fare le macchinate, no? Quindi portare 20 ragazzi in macchina, se c'è qualcuno autodotato che ci può dare un passaggio, per dirne una, è sempre ben accetto, c'è tanto da fare. Perfetto, Gianmarco, allora siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e ti ringrazio davvero tantissimo Grazie a voi. di essere qui con noi. Seguiamo appunto tutte le attività di L'Altro Assolutamente. Pallone. Forse a breve, poi così buttiamo la lista, forse con Gianmarco ci rivedremo Sì, per degli molto volentieri, appuntamenti, molto per parlare volentieri. meglio infatti di tutte queste Di realtà che a quello che significa Milano lo sport a Milano. usano un po', diciamo, a me viene di dire, usano la scusa dello sport per fare Sì, ben altro. lo sport non è mai un fine. Questo, io ripeto sempre È questa frase detta mezzo. prima di me: chi parla solo di calcio non capisce niente di calcio. Lo sport non è mai fine a se stesso, c'è sempre qualcosa dietro che andremo a scoprire insieme. Benissimo, allora io ringrazio tantissimo Gianmarco Duina, Grazie vicepresidente di Altro Pallone, grazie mille per essere con noi, ci seguiremo davvero su tutti i nostri social, i commenti a questa diretta potete trovare taggata le varie pagine di cui abbiamo parlato, avete visto passare anche le immagini, quindi insomma se avete bisogno potete contattare noi, poi noi gireremo a Gianmarco tutte le richieste che arrivano. Grazie mille a voi. davvero. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna lunedì con Ruolo Milano alle 12.30 e vi ricordo invece domani, sabato 16 febbraio, dalle ore 14.30 all'incirca, in diretta dalla Piscina Cozzi, la partita di Serie A1 femminile di pallanuoto NC Milano Calli contro CSS Verona. Domani in diretta qui su Milano News dalle 2:30. Grazie mille, arrivederci e a presto.